Eccoci qua. Allora, pollicioni verdi, buongiorno, come state? Allora, tutto ok? Come state? Come vedete, ero in procinto di fare il trattamento, ho appena iniziato qui a farlo, ed è proprio l'argomento di cui parliamo oggi. Allora, oggi parleremo dell'importanza di iniziare subito i trattamenti di prevenzione delle patologie fungine del prato. Allora, facciamo un passo indietro, perché è un doveroso passo indietro. Il metodo Best Prato è un metodo che si basa completamente sulla strategia naturale di contrasto delle patologie fungine. Come vedete, io sto facendo adesso il trattamento all'interno di quella pompa carrellata, c'è tutta una serie di prodotti che adesso vi andrò a descrivere, ma sono tranquillamente disteso nel prato e lo sarò anche domani dopo aver fatto questo tipo di trattamenti. Fare trattamenti naturali nel prato significa appunto poter poi utilizzarlo normalmente, poter cioè usufruirlo anche subito dopo aver fatto un trattamento. Questo ovviamente non si può dire se siete soliti utilizzare i trattamenti di tipo chimico. La buona novella, diciamo così, la novità è che oggi è possibile contrastare in maniera estremamente potente, efficace, con dei risultati significativi, ovvero con un prato che non si ammala, utilizzando solo ed esclusivamente prodotti naturali. Ovviamente questa è una prerogativa del metodo Best Prato. Il metodo Best Prato utilizza solo prodotti naturali, ma lasciatemi dire che a me sembra un po' strano, quantomeno un po' anacronistico, che oggi si faccia giardinaggio, si curi e si mantenga un tappeto erboso utilizzando dei prodotti che molto spesso sono dei prodotti chimici che provocano della tossicità. State certi che quando fate un trattamento di tipo preventivo delle patologie fungine o di diserbo selettivo per quanto riguarda le infestanti e utilizzate i prodotti chimici, sicuramente dovete tenere distanti dal prato i vostri figli, i vostri bambini, i cani, i gatti e tutti gli animali. Ecco, il metodo Best Prato è nato un po' anche con questa vocazione, cioè permetterti nella maniera più efficace e efficiente possibile di contrastare le patologie fungine e anche effettuare il contrasto delle infestanti in maniera naturale. Però, insomma, visto che siamo qui in diretta, non volevo ovviamente solamente darti un messaggio così generico, ma volevo entrare proprio con alcuni consigli tecnici, pratici, darti cioè la ricetta fra virgolette magica, ma di magico non c'è niente, perché tutti i prodotti di cui parleremo adesso e che sono all'interno della pompa che vedete alle mie spalle sono prodotti che sono ormai nel mercato, in particolare nel mercato agrotecnico, nel mercato dell'agricoltura, dell'orticoltura, perché molti di questi prodotti provengono dalle sperimentazioni e dalle, diciamo così, in campo orticolo, in campo agricolo, eccetera eccetera eccetera. Allora, un'altra doverosa premessa è questo: non possiamo disgiungere l'eseguire i trattamenti di prevenzione delle malattie fungine dall'altro elemento importantissimo per quanto riguarda il contrasto delle patologie fungine, ovvero la cura e la gestione del prato corretta. Molto spesso le patologie fungine attaccano un tappeto erboso perché quel tappeto erboso non è mantenuto in salute, ovvero non è stato nutrito correttamente e non gli sono stati dati i giusti concimi. Dall'altra parte, un prato si ammala molto più facilmente quando poi in estate vengono sbagliate tutte le procedure di irrigazione. Avremo modo nei prossimi mesi di parlare anche di questi argomenti. Ma oggi ci soffermiamo invece sul terzo aspetto che ti permette di creare una vera e propria barriera contro le patologie fungine, che è l'inoculo nel terreno di tricoderma, micorrize, batteri PGPR che creano una sorta di antagonismo microbico. Che cos'è questo antagonismo microbico? Chi segue Best Prato da parecchio tempo sa benissimo di cosa sto parlando. Sto parlando di una speciale barriera, adesso gli sto semplificando molto, mi piace utilizzare comunque un linguaggio che non sia per pochi addetti.
La missione di Besprato è riuscire a portare in campo domestico, nel giardinaggio di ogni giorno, fatto da persone normali come sono io e come sei probabilmente anche tu, portare però l'esperienza, la tecnica e i risultati dei migliori studi e delle migliori applicazioni di tipo professionale. Oggi credo che il grande merito di Besprato, e un po' anche il mio merito, sia proprio questo, di aver sdoganato tutta quella tecnica che molto spesso è solo degli addetti ai lavori e di averla portata al grande pubblico. Allora, i tricoderma non sono altro che dei microorganismi antagonisti, dei microorganismi buoni, dei microorganismi che si legano in maniera simbiotica con le nostre piante. Vanno ad occupare dello spazio che potenzialmente potrebbe essere occupato invece dai funghi patogeni. In alcune situazioni creano una sorta di predazione, cioè vanno proprio a contrastare in maniera diretta il fungo patogeno. E in assoluto creano un sistema molto più performante, un sistema radicale, soprattutto le micorrize, più potente, più fascicolato, e laddove ci sono di nuovo le micorrize non ci possono essere i funghi patogeni. Tutto questo, se unito poi a una costanza di trattamento, permette a questa popolazione di microrganismi che hanno un solo e unico difetto, che non durano nel terreno per molto tempo e quindi ci obbligano a fare la somministrazione abbastanza spesso, la somministrazione di tricoderma, si diceva all'inizio, un paio d'anni fa, che dovrebbe essere fatta ogni 2 mesi, io in realtà consiglio di farla ogni mese, di fare un trattamento, quindi dotatevi degli strumenti adeguati per riuscire a fare un trattamento veloce. Con la pompa che vedete alle mie spalle, una pompa della Stoker che non costa tanto, carrellata con una bellissima barra a quattro ugelli, con una passata, avete visto, sono stato pochissimi secondi e ho fatto 1,5 m x 2 m x 10, ho fatto 20 metri quadri in pochi secondi. Avendo questo tipo di attrezzatura, che una volta che è stata acquistata, tra l'altro questa è a batteria, quindi è veramente, diventa quasi un gioco molto divertente da far fare anche magari ai vostri figli, perché no? Tanto sono prodotti completamente naturali, come vedete non ho mascherine, non ho guanti, non devo fare nulla, quindi è una bella cosa. Questi trattamenti, dicevo, devono essere ripetuti con una certa costanza affinché questa sorta di barriera, questa sorta di contrasto abbia una efficacia nel tempo. Dobbiamo cioè garantire la cosiddetta popolazione di microrganismi antagonisti nel terreno. Andando sul concreto, la prima applicazione da fare è adesso. Non dobbiamo, ripeto, aspettare la primavera, il caldo per farlo, o la primavera inoltrata. Non dobbiamo assolutamente aspettare aprile, maggio, che potrebbe essere già troppo tardi. Ricordo che questo tipo di trattamenti non sono curativi per le malattie, sono solo blandamente curativi delle malattie, sono soprattutto preventivi. La parola prevenzione ci fa quindi capire che non dobbiamo aspettare, un po' come quando facciamo i vaccini non si fanno a malattia in atto, ma si fanno prima. Alla stessa maniera, questo tipo di trattamenti deve essere eseguito preventivamente. Quindi da marzo fino a ottobre, una volta al mese, andrebbe fatto la somministrazione di tricoderma. Ovviamente poi nel corso dei mesi, man mano che iniziamo a conoscere il nostro prato, possiamo anche diminuire questo tipo di trattamenti e magari concentrarli su altri prodotti che possono avere dei significativi contrasti per le patologie fungine. Chi tra di voi segue e conosce il metodo Besprato sa che a partire da aprile proponiamo una serie anche di induttori di resistenza che svolgono un'azione di contrasto alle patologie fungine complementare esaustiva potenziante del contrasto delle patologie fungine. Sto parlando degli induttori di resistenza, cioè di questa magnifica serie di prodotti, anche in questo caso sempre completamente naturali. Dopo aver dato gli induttori di resistenza è possibile tranquillamente utilizzare il giardino, però sono prodotti che generalmente, siccome sono di tipo fogliare, vengono dati quando la stagione è bene partita. Si parte con ossidi di silicio piuttosto
piuttosto che ferro, zinco, rame, microelementi, ne parleremo comunque nelle prossime dirette. Oggi ci soffermiamo sul primo trattamento, che è un trattamento, ripeto, di tipo radicale, quindi all'interno della botte di quella pompa è stato messo un concentrato di tricoderma diluito in circa una decina, una quindicina in quel caso di litri d'acqua, perché il prato che vedete alle mie spalle è un prato, si estende un po' anche in quella zona che non vedete, però non sono circa 130-140 metri quadri, diciamo che una quindicina di litri di acqua va bene. Non è importante tanto la diluizione, perché questo prodotto, dopo aver dato questi prodotti, dovrò accendere l'impianto di irrigazione per far arrivare il prodotto, di lavarlo dalle foglie del prato e farlo arrivare nel terreno e farlo arrivare in profondità nel terreno, perché deve arrivare nelle radici del prato. E appunto per questo motivo possiamo utilizzare questo momento di introduzione di tricoderma nel terreno andando anche ad aggiungere una serie di prodotti furbi. E qua sta l'intuizione vera del metodo Best Prato, perché molti ne sentirete parlare di somministrazione del tricoderma, però pochi poi nel concreto ti spiegano che nel momento in cui vai a introdurre il tricoderma nel terreno, puoi utilizzare questo momento per introdurre nel terreno stesso anche della sostanza organica che è funzionale all'efficientamento del tricoderma, ma è anche funzionale a una ammendatura generale del terreno. In più, è possibile introdurre all'interno del nostro super cocktail anche un agente surfattante. Un agente surfattante serve a fare in modo che questi prodotti arrivino veramente in profondità nel terreno, anche in quei terreni che potrebbero manifestare o che manifestano dei fenomeni di idrorepellenza. Inoltre, se utilizzate, questo è il mio consiglio, un agente surfattante di tipo composto, ovvero un agente surfattante composto da più saponi, diciamo così, sto semplificando, è possibile fare in modo che l'acqua penetri nel terreno e poi rimanga a livello della soluzione circolante. In altre parole, rimane a livello delle radici per più tempo il nostro trattamento. Io utilizzo sempre nei miei trattamenti di tipo radicale un agente surfattante, in particolar modo utilizzo un prodotto della Botosch che trovate in Best Prato, che vi ho lasciato anche nella descrizione di questo video. Si chiama, mi dimentico sempre perché faccio confusione, sono due i prodotti, uno è il Water X, uno è il Water Plus. Uno è un prodotto semplice che serve solamente a far arrivare l'acqua in profondità e l'altro è un prodotto invece composto. Li riconoscete? Perché quello composto costa un bel po' di più, però insomma sono prodotti ovviamente opzionali, io li consiglio perché nella mia esperienza hanno risolto veramente tantissimi tantissimi problemi. Ecco, questo è un po' il trattamento che andrebbe fatto in questo periodo prima che arrivi la stagione primaverile e diciamo come si dice, utilizzando una giornata ad esempio come quella di oggi oppure sfruttando ad esempio le piogge stesse di dopodomani che potrebbero essere foriere appunto di evitare come posso dire l'irrigazione. Questo tipo di trattamenti, essendo dei trattamenti di tipo radicale, non necessitano di foglia asciutta, anche se ha piovuto possiamo anzi assolutamente andare a dare i prodotti. Per quanto riguarda tutti quanti i dosaggi, i prodotti stessi, nella descrizione di questa diretta, qua sopra su Facebook o qua sotto su YouTube, se vedrete poi il registrato che lo carichiamo in YouTube, troverai un articolo di riepilogo con i trattamenti da fare con questo tipo di trattamento che sto facendo. Il mio consiglio è ovviamente, come vedete alle mie spalle, di eseguire sempre prima comunque un taglio del prato, nel senso ripulirlo da quelle che sono la sua situazione, per poi riuscire a fare un trattamento ben fatto. Nella descrizione, ti ripeto, troverai un link all'articolo di approfondimento, troverai anche elencati le modifiche che faccio io ai trattamenti base, perché mi piace sperimentare e mi piace poi riportarvi i benefici di questa sperimentazione. In particolare troverai elencato la sostituzione dell'agente umettante semplice con l'agente umettante composto e troverai anche l'utilizzo, diciamo così, delle alghe brune anche a livello radicale. Questo è una chicca, diciamo così, cioè un'innovazione che ho sperimentato io essere estremamente reattiva nei confronti dell'efficacia, ma come dire, le alghe brune, no, che sono
da tempo i benefici in orticoltura sono stati misurati e in agricoltura stessa è stato misurato come questo tipo di prodotti provochino dei benefici sia quando vengono dati a livello fogliare sia quando vengono dati a livello radicale. Quindi ti ho messo anche questa aggiunta nei dosaggi per 100 metri quadri che faccio io. Ovviamente mi rendo conto, qualche volta qualcuno di voi mi critica: sì Fabio, ma se io seguo tutti quanti i tuoi consigli qua devo utilizzare 100.000 prodotti. Tranquilli, già la versione base fa l'80% del lavoro. Se poi siete appassionati come sono appassionato io mi reputo una persona assolutamente semplice. Sì, ho avuto l'opportunità di studiare e di approfondire e di lavorare e di far pratica con praticamente tutti i migliori agronomi oggi che lavorano in Italia, o comunque una selezione tra i migliori agronomi, Tuberga dal Fiume, Moccioni, Assirelli, Ingegnoli, insomma, mi perdoneranno quelli che non ho citato, anche alcuni che magari non ci ho lavorato direttamente, però studio molto le cose che dicono, le pubblicazioni che fanno o le lezioni che tengono. Per cui mio compito, io mi sento un po' un divulgatore, un traduttore delle nozioni più tecniche, molto spesso portate al grande pubblico in un linguaggio difficile. Noi in Besprato cerchiamo di tradurre tutto questo quanto, io in Besprato cerco di tradurlo in maniera tale da renderlo il più applicabile possibile nel giardinaggio di ogni giorno. Perché se da una parte è vero che voi come me non siamo degli studiosi, non siamo dei professori di università, probabilmente dentro di noi però coviamo una passione che molte volte è anche superiore. Io sono convinto di questo, io so che tra le 27 persone che sono 28 adesso in diretta in questo preciso momento, io sono sicuro che siete tutti quanti dei super mega appassionati e vi sfido, vediamo, mettete un bel mi piace se questa frase la sentite risuonare in voi. Siamo persone che amano il prato, siamo persone che credono che fare questo tipo di giardinaggio di tipo naturale sia una bellissima cosa, sia forse la maniera giusta per fare le cose, sia forse la maniera più bella per fare le cose. Non sto dicendo che ovviamente l'utilizzo della chimica sia assolutamente da evitare, in alcune situazioni come male estremo dobbiamo e possiamo sicuramente utilizzare la chimica. La cosa importante, ragazzi, è che la utilizziamo come ultima chance, cioè come extrema ratio, quando tutto quello che abbiamo fatto in nostro possesso, in nostra conoscenza, quando tutte le cose che Fabio ha detto non funzionano, però le dovete fare una per una, tutte quante, e poi alla fine però comunque il prato si ammala, e può succedere, io non sto dicendo di no, può capitare, perché no? Non mi è capitato molte volte che facendo una gestione veramente ben fatta si ammali comunque, perché quando si ammala molto di meno, si ammala in maniera meno invasiva, i danni sono veramente limitati e sono sopportabili. Volevo concludere un po' con questa cosa qui, e credo che il messaggio finale, insomma, che volevo lasciarvi è questo. Qualche giorno fa ho fatto una bellissima diretta su Instagram, no? Nella quale ho chiesto alle persone, e ve lo chiedo anche adesso, magari mentre facciamo questa conclusione, ho chiesto loro quali sono i veri motivi per cui le persone che tu, che adesso stai guardando questo video, per quale motivo segui Besprato, per quale motivo ti interessa non solo Besprato, il giardinaggio nel prato, che cosa associ il giardinaggio per te, avere un bel prato, che cosa significa? Beh, ti dico, in attesa dei tuoi commenti, voglio che adesso iniziate a scrivere. Il giardinaggio è una cosa bellissima che ci mette in contatto con la natura, ma il giardinaggio è anche bellezza. Io credo che una casa, e penso che tu la pensi come me, che avere un prato bello migliora l'estetica della casa, ci rende persone più belle, perché no? E il giardinaggio poi è una maniera, almeno per quanto mi riguarda, di connettermi con la natura, e ovviamente quando mi connetto con la natura credo che utilizzare prodotti naturali sia la strada vera. Fine e mezzi che si intrecciano molto bene. Pensare di dedicarsi alla natura utilizzando prodotti potenzialmente
intossicanti credo che sia un po' un paradosso, ok? Vedo che siete un po' timidi e non scrivete quali sono i motivi per cui state guardando questa diretta, quali sono i motivi per cui state adesso ascoltando le mie parole. Sicuramente perché volete avere un bel prato, ma perché volete avere un bel prato? Che cosa vi appassiona veramente? Ad esempio, Fabrizio mi scrive in questo istante: associo il verbo naturale per aiutare tutti noi. Poi è un antidepressivo speciale. Mamma mia, che belle parole, Fabrizio. Condivido in pieno. C'era una battuta che circolava nei social qualche giorno fa che diceva che gardening is better than therapy, che in inglese significa che il giardinaggio è meglio di un terapista, sì, di una terapia. Sì. Fare giardinaggio significa proprio ricollegarsi con la natura e non a caso immergersi nel verde porta relax. Quando si dice vado a fare una camminata nei boschi perché questo mi rilassa, non è perché il bosco rilassa, è perché l'uomo è natura. Quando l'uomo è immerso nella natura, quando l'uomo si dedica alla natura, ne prova piacere, ne prova rilassamento. Alberto, per me oltre all'estetica e al bel risultato, curare il prato e il giardino vuol dire relax. Vedi Alberto, anche tu che sei in sintonia con questi concetti. E quanto più bello è fare una cosa rilassante nella maniera giusta, quindi unire il risultato al beneficio, no? Il risultato bello, l'estetica bella del prato, insieme al beneficio, al rilassamento. Alessio che scrive adesso: è il mio antistress per eccellenza. Ragazzi, siamo tutti molto stressati e lo so perché il periodo è questo. Fabrizio: è una grande soddisfazione personale ottenere un bel prato. Condivido. Tu non hai idea, Fabrizio, quando sono riuscito a ottenere i primi risultati significativi, quanto mi sono sentito una persona più in gamba, più forte, più brava nel fare, e anche l'ammirazione dei miei vicini a me dà soddisfazione. Insomma, non voglio dire che come dire, vedo il giardino del mio vicino e lo vedo non bene e provo soddisfazione per quello, ma dico, boh, io ho capito qualche cosa in più, magari gli do il suggerimento al vicino, però questo mi rende sicuramente una persona che ne sa di più. E questo, insomma, oggi come oggi, saper fare una cosa in più è sempre meglio che saperne fare una in meno. Stefano, Vincenzo, dai consigli ottimi e sicuramente, scusate, adesso sto andando via velocemente, stare bene con me stesso dopo la giornata impegnativa lavorativa mi rigenera. Quanto è bello. Guarda, io stavo proprio, Stefano, scrivendo adesso l'articolo per domani, per il blog di domani, ed ero un po' caricato perché dovete sapere che la parte, diciamo, operativa di Best Prato ha avuto una settimana molto difficile. Abbiamo avuto tantissimi ordini nello shop di Best Prato, ho dovuto staccare tutte le mie dirette e dedicarmi a quello, e devo dire che un po' di cabellini bianchi in più mi sono venuti. Non vedevo l'ora. Adesso, oggi a luna, ho tagliato il prato mentre mia moglie era in casa, e poi adesso voglio finire questa diretta sicuramente, però voglio anche finire il trattamento che ho fatto solo la prima striscia e camminare sopra questo bellissimo cuscino d'erba. Roberto Cagnan è un antistress eccezionale. A volte la mattina presto mi metto a guardare gli irrigatori in funzione e mi godo il silenzio. Vi dico un'altra cosa, una cosa che molti di voi adesso evocherà questa cosa. C'è una roba di quando taglio l'erba che vado matto, e penso che l'avete capito. E l'odore dell'erba, mamma mia, io taglio l'erba per l'odore dell'erba, cioè per il profumo che si sprigiona nel momento in cui c'è un prato appena tagliato. È un'essenza che la si riconosce a mille miglia, no? Ed è veramente, a me riempie, non lo so, mi fa sentire bene. Il prato e il giardino è vita, soprattutto ascoltare te fa molto rilassare. Beh, grazie Vincenzo, queste sono belle parole e mi fa molto piacere. Bene, mi avete scritto delle bellissime cose e sono convinto, questo è il motivo veramente profondo che sentiamo come missione di Best Prato. È vero, Best Prato è uno shop, è un'azienda vera e propria, ma tutte queste dirette non le potrei fare se non ci fosse questa parte anche un po' più venale e commerciale. Ma poi il piacere dei piedi nudi nel prato, godimento puro. Guarda Stefano, adesso non so se mia moglie sta vedendo la diretta,
perché io abito anche qua, in questa casa che vedete alle mie spalle, abbiamo gli uffici, la parte logistica di contenuto di Best Prato molto vicina alla casa del sottoscritto, e abbiamo due gatti, e c'è un gattone che quando attraversa, Micio, l'avete già visto in una diretta, che veramente io tengo il prato un po' più alto, lo tengo a 7 cm, perché è uno spettacolo vederlo affondare le zampone che si affossa fino qua. Sì, l'odore è veramente una figata pazzesca. Allora ragazzi, bene, direi che questa diretta la concludiamo qui. Ovviamente nei prossimi giorni io continuerò, riprenderò tutto il programma di contenuti di Best Prato che avevamo un po' come dire, sospeso per l'emergenza che c'è stata in questo periodo. Le newsletter riprenderanno la loro normale cadenza con mercoledì e sabato. Una cosa che vi voglio dire è abbiamo aperto il canale Telegram, vi invito tutti quanti anche a iscrivervi al canale Telegram. Chi non lo sapesse, il canale Telegram è un'applicazione gratuita per lo smartphone, è tipo WhatsApp, dove ogni giorno pubblichiamo i contenuti che magari potresti esserti perso, i video degli articoli, magari di qualche diretta più interessante che magari abbiamo visto che si è persa. Quindi il mio obiettivo è quello di riuscire ad avere a portare 400 iscritti entro la fine del mese. Non so se ce la farò, siamo arrivati a 330, 340, però qua insomma ci sono 30 persone, quindi basta che quando è finita questa diretta andiate a cercare su Google Play o lo store della Mac, dell'iOS, scaricate, l'applicazione si chiama Telegram, la installate, è completamente gratuita, all'interno scrivete Best Prato o Best Prato News e vi viene fuori il canale, è una bella iniziativa, è l'ultima iniziativa che stiamo facendo. Bene, direi con questo vi lascio, vado a terminare il mio trattamento di prevenzione delle malattie fungine e ovviamente, come è nostro solito, carissimi pollicioni verdi, ci vediamo domani per un altro appuntamento in diretta. Ciao a tutti ragazzi!